O giochi? No, no. Dai, su, non gioca! No, no, davvero non mi Ma sì, dai, che sei brava, su, gioca, gioca! No, facciamo di no, ecco, tipo. Che... Dai, su, non gioca al massimo, dai! Dai, gioca! Dai, su, gioca, gioca, gioca! Non sono brava, non me la sento. Dai, che ti frega, gioca! Guglielmo. Senti, io non so se te ne sei accorto, ma non alle mani. Ciao a tutti, allora, tra i vari talenti che madre natura mi ha donato, simpatia, bellezza, avvenenza, charm, carisma, sensualità, ci sta anche un altro talento che uso molto spesso e del quale vado molto fiero, che è la mia naturale capacità, proprio la mia naturale propensione a fare figure di merda. Sì, facciamone un'altra che non vengo mai bene nelle foto. Fammi vedere com'è venuta. Non vengo mai bene, guarda, proprio mai. Sì, fammi vedere un attimo. Oddio, qui sei venuta orribile. Che cesso, porca miseria, sei un cesso qui. Brutta. Ma è il canon sei tu? No, brutta. Mamma mia, l'anticristo delle fotografie. Oddio, ma chi... Questa da che parte si guarda? Qui sembri in Picasso. Oh cielo! Oddio, questa era brutta, eh? Dovevi fare una foto prima nella quale dicevi che c'era quella foto dopo. brutta. C'hai ragione, non ho mai visto uno sgorbio così in una foto. Oh, qui sei carina. Non sono io. Vedo... vedo fortuna. Vedo... tanta fortuna. E poi... No, vabbè, no, cioè, la linea del cuore, cioè, vedi l'energia? Aspetta, sta salendo l'energia? La sento? Sento l'energia? Ok, tu hai un rapporto molto particolare con uno dei tuoi genitori, penso che sia tua madre anche perché tuo padre ti sta un po' antipatico, giusto? Beh, no, mio padre è morto. Oh, ma che cavolo è quello? Beh, è mio padre. Oh, bella guglie! Ciao. Senti, noi siamo Sale e Pepe, due de Roma, che mettiamo video su YouTube. Dai, quelli delle Lady Gaga, che parodie. O uno è stato visto abbastanza pure, che i fusilli, i maccheroni. Dai, che tutti se balla, tutti quanti in paffa macello. Casino. Ah, quello dove... dove c'è Lady Gaga che la fa un ragazzo. No, veramente lei. Ma tranquillo, glielo dicono tutti. Dai, un po' omo ci sei. La cosa triste delle figure di merda è che una volta che le fai più o meno hai tre possibilità. Rimanere muto. No, ma tranquillo, è successo quando ero piccola, quindi non fa niente, nel senso, capita, non lo potevi sapere. Non ci sono rimasta male o cose varie, no. Se no si possono usare tecniche molto intelligenti come insistere sul concetto per poi girare alla fine e far capire che erano loro non aver capito bene quello che volevi intendere. Non funziona mai. No, cioè, grande, ma lui ha un tanti orecchini. Wow, è fighissimo. Cioè, ha pure delle braccia. Cacchio, vorrei troppo essere lui quando avrò 70 anni. Ne ha 40. Oh, mi è successo una volta, e forse potrebbe funzionare anche a qualcuno di voi, fingersi un omosessuale, fashion stylist, guru dell'immagine e make-up artist di altissimo livello e cominciare a parlare senza pensare nemmeno a quello che stai dicendo, sapendo di continuare a scavarti la fossa nella merda. Tesoro. Tesoro. Un po' di trucco la prossima volta, No? Un pochino di trucco lo vogliamo mettere su quelle labbra, magari un pochino colorare gli occhi, fare un contouring un pochino più, non lo so, femminile, il blush che aiuta a renderti un pochino più così sensuale. La prossima volta fai un altro video, fidati che il corpo c'è, bisogna però lavorare un pochino su un qualcosa che è un po' più androgino, E dai, su, fatti mettere un pochino di lip gloss. Ecco, e vedi che sei perfetta, vedi che sei adorabile. Dai, basta solamente i due trucchetti che ti ho dato così, la prossima volta sei stupenda. Bijou, un amore. Quindi non so voi, ma a voi non è mai capitata una cosa simile? Solo a me? Cioè, io
è una cosa tipo apro bocca, dico una cosa intelligente, subito dopo faccio una figura di merda, altrimenti faccio una figura di merda, poi subito un'altra figura di merda e raramente riesco a dire qualcosa di intelligente. Mamma mia, che quadro triste. Ma no, a parte gli scherzi. Quindi niente, volevo sapere se anche voi avete fatto delle figure di merda, non ci credo che non le avete fatte, quindi sono solamente curioso di sapere quali. Starò lì con i commenti a leggere. E se siete riusciti soprattutto a salvarvi il culo, cosa alla quale non crederò comunque.